di Gadda la manifestazione finale alla scuola media. Allora, preside, un anno intenso di lavoro per i ragazzi e per i docenti. Sì, sicuramente è un anno molto intenso e interessante in cui i ragazzi hanno messo alla prova le loro capacità guidate dai docenti in numerosi campi che vanno dalle scienze alla matematica, alla cura del patrimonio artistico. Quali sono i progetti, diciamo, più sentiti dai ragazzi che hanno portato avanti volentieri? Beh, sicuramente c'è il progetto Vela che la nostra scuola porta ormai avanti da molti anni in collaborazione con la Lega Navale di Pozzuoli e che prevede poi una crociera finale quest'anno alle Isole Egadi a cui ha partecipato un gruppo di alunni. Poi il progetto in collaborazione con FAI Apprendisti Ciceroni in cui i ragazzi nelle giornate FAI di primavera fanno da guida in alcuni monumenti, dei progetti di scienze realizzati anche in collaborazione con l'UNESCO, quindi Arc of Inquiry, quindi una serie di progetti significativi e poi il nostro coro che è sempre presente sul territorio, quindi sicuramente una serie di progetti significativi che prevedono una forte interazione con il territorio. C'è anche un altro progetto, per ultimo ma non ultimo, progetto Quadrifoglio, cioè educazione alimentare. Sì, il progetto Quadrifoglio è stato molto interessante perché ha visto i ragazzi riflettere sul loro stile di vita, sulla corretta alimentazione, quindi qui abbiamo anche alcuni lavori che sono stati realizzati proprio dai ragazzi in occasione di questo progetto che si è concluso poi con una manifestazione pubblica. Quindi sono tutti progetti molto significativi proprio perché prevedono un'interazione fra la scuola e la comunità territoriale con un reciproco effetto di crescita per entrambe.